Amici e amiche della Virus Television, oggi parliamo di robot, ma non queste vecchie paccottiglie. È stato Isaac Asimov a inventare le tre leggi della robotica. Prima legge della robotica: un robot non può recare danno a un essere umano, né può permettere che a causa del proprio mancato intervento un essere umano riceva danno. Seconda legge: un robot deve obbedire agli ordini degli esseri umani, purché tali ordini non contravvengano alla prima legge. Terza legge: un robot deve proteggere la propria esistenza, purché questa autodifesa non contrasti con le prime due leggi. Asimov ne ha scordata solo una. Robots, roccheggiate duro! Si chiamano Compressor Head, la band di Sony Robots! 4 milioni e mezzo di visualizzazioni in una settimana per questa strepitosa versione di Ace of Spades! Cosa accadrebbe se Angus Young avesse 78 dita? E se il batterista dei Tool avesse 4 gambe? E se il bassista dei Metallica fosse fatto interamente di metallo? Sacchi di carne, preparatevi a roccheggiare duro con i Compressor Head. Arrivano dalla Germania e già vantano apparizioni televisive. Qui li vediamo alle prese con TNT, AC/DC. Sul sito compressorhead.com trovate tutte le indicazioni per diventare fan della prima band di metallo con musicisti fatti interamente di metallo. E troverete anche la scaletta delle canzoni che eseguono nei loro live. Oltre a Motorhead e AC/DC, la band propone Ramones, Rage Against the Machine e Black Sabbath. E ancora Nirvana Clash e Led Zeppelin! I Compressor Head sono composti da Sticky Boy, il batterista con 4 gambe. Fingers, il chitarrista con 78 dita. E Bones, il bassista preciso come un computer. Compressor Head, ecco i nuovi idoli del rock and roll! Pronti a rubare i cuori di milioni di gruppi di metallo e a riscrivere da zero le leggi del sesso, droga e rock and roll. Ehi, sacchi di carne, è ora di mettere in soffitta i vecchi polverosi robot dei Kraftwerk. E ricordatevi, l'olio è molto più denso del sangue. Questi spaccano, eh. Finché non decidono di sterminare la razza umana, io sto con loro. Virus Television, nuovo esperimento intitolato Commento ai commenti. Cosa dicono gli youtubers dei video più visti di YouTube? Commento ai commenti, è semplice, commento ai commenti. Che la banana potesse prestarsi a facili e ad ambigui doppi sensi ne eravamo ben consci, ma questo è pericoloso! Qui si è superato il limite!